Una svolta epocale per lo stadio Gran Sasso d'Italia, Italo a Concia, stadio senza barriere, autentico gioiello dello sport cittadino. Stop finalmente alle deroghe per gli incontri sportivi allo stadio, che ha ottenuto il certificato tanto agognato di agibilità per ospitare eventi fino a un massimo di 6.100 spettatori. Una svolta epocale, si diceva, per questa struttura. Era stato uno dei primi impegni dell'assessore allo sport del Comune dell'Aquila, Alessandro Piccinini. La Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo si è riunita e ha stabilito che gli interventi programmati dall'amministrazione comunale sull'impianto sportivo sono stati determinanti per il rilascio di questa certificazione. Alla luce delle decisioni assunte dall'organismo tecnico, possono quindi essere messi tutti i provvedimenti di competenza del Comune. Decisiva è stata anche l'interlocuzione avviata dal sindaco Pierluigi Biondi con tutte le componenti della commissione, della quale fanno parte, oltre al Comune dell'Aquila, la Prefettura, i Vigili del Fuoco, il Genio Civile, la ASL e la Questura dell'Aquila. Sin dall'inaugurazione dello stadio Acquasanta, come si ricorderà, per poter fare partite e allenamenti erano stati necessari provvedimenti di deroga per consentire lo svolgimento delle partite e di tutti gli altri appuntamenti sportivi. Una consuetudine, ha detto Piccinini, che abbiamo interrotto volentieri, restituendo dunque alla città un impianto funzionale rispondente a tutte le normative vigenti.